siamo al Cardboard Forum a Londra 2015 all'Olympia Hall. 3 settimane fa eravamo qua per Info Security, di nuovo all'Olympia Hall per l'evento 2015 dedicato al cloud, cloud come applicazioni, come infrastruttura, come sicurezza. Facciamoci un giro e divertiamoci un bel po' a vedere cosa c'è di nuovo. Serverlab. Soprattutto al Cloud Forum si incontra gente. Conto è leggere dei Debian o stare per secoli. Thank you. Un conto è stare dei secoli su un sito a studiare, un conto è parlare con chi le cose le fa veramente e farsele spiegare, è tutta un'altra cosa. A Hydro 66 stanno costruendo un data center 100% green nel nord della Svezia. Hi everyone, my name is Fabian Bolin and I work for Hydro 66 for the day. We're a new startup company, we've been going for about one and a half years now. I'm currently building data centers up in, well, I'm talking to you. For, yes, yeah. No worries. Yeah, I'm building data centers up in North Sweden. So we're benefiting from natural cooling because we're on the 66th parallel altitude, very close to the Arctic Circle. Just basically what Facebook has done, Facebook also have the servers there, just open the window and it will cool the servers. Also they're benefiting from having one of Europe's most low cost energy places, so we're benefiting from hydroelectricity. So 100% green? 100% green, definitely. And yeah, we can take down costs about 50% because of that. So the benefit for end users is 50% cost, less or cost. More. Or more. 50% or more, less costs. Or however you call it. So you can cut costs a lot, definitely. Okay. That's great. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Effettivamente qua c'è anche gente che si diverte e che si diverte a giocare a ping pong davanti allo stand della Dell e si vede che è più interessante. Abbiamo visto molte cose che mettono in discussione. Discussione il modo di fare cloud, il modo di fare le applicazioni. C'è una startup israeliana che impacchetta le applicazioni e le rende sicure indipendentemente dal linguaggio con cui sono fatte. C'è chi sta facendo un data center 100% green al 66esimo parallelo in nord della Svezia. C'è chi dice che il modo di fare deployment delle applicazioni è tutto da rifare perché va fatto in maniera più semplice e più snella e con meno componenti. Questo vuol dire che il modo che abbiamo di pensare oggi alla consegna del dato e dell'applicazione all'utente è da ripensare, è da rivedere. Niente è definito, è definitivo. Qui al Cloud Forum abbiamo visto aziende che stanno rivoltando completamente il nostro modo di pensare. Sicuramente nei prossimi anni questo tipo di eventi saranno completamente diversi, molto più specialistici, ci sono specializzazioni estreme nel settore. Se vi piace questo tipo di video, iscrivetevi, fate subscribe sul nostro canale YouTube, Social Server Lab. Comunque la cosa importante è incontrare il re del cloud, e io l'ho incontrato. This is the king. Oh, the king of the cloud. Indeed. What would you like to know? Server Lab.